Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, oggi voglio fare una precisazione importante perché mi scrivono oppure mi telefonano, mi contattano persone che si trovano in difficoltà, spesso con i loro familiari. E vorrebbero che questi familiari si convertissero. Ci sono persone che hanno altri problemi e chiedono al Signore di intervenire nella loro vita. Allora mi sembra importante oggi proprio realizzare un video che appunto è questo, nel quale voglio approfondire con voi una questione importante, cioè che cosa dobbiamo fare noi da parte nostra perché Dio intervenga con potenza in tante situazioni, perché Dio converta le persone, perché Dio guarisca, perché Dio liberi. Noi normalmente in queste situazioni diciamo bisogna pregare, preghiamo, appunto sottolineiamo l'aspetto della preghiera. Però oggi io voglio leggere con voi un bel testo di San Pietro Crisologo che ci dona delle indicazioni molto importanti su questo punto. Voglio premettere che più siamo santi, più Dio ci ascolta. Perché più siamo santi e più Dio ci ascolta? Anche perché siamo guidati dallo Spirito Santo. Più siamo santi e più siamo guidati dallo Spirito Santo. Più siamo santi e più Dio, in certo modo, vuole far capire che il modo nostro di agire gli è particolarmente gradito, quindi vuole in certo modo darci agli altri come modelli. Quindi, come dobbiamo fare perché le nostre preghiere siano veramente esaudite da Dio? Diciamo che poi fondamentalmente le nostre preghiere sono sicuramente infallibili, come ci insegnano i maestri spirituali. Quando preghiamo per noi stessi, quando chiediamo le cose in ordine alla vita eterna, quando preghiamo con umiltà, con fiducia, con perseveranza. Con queste cinque condizioni la nostra preghiera è sicuramente infallibile. Quindi quando Gesù nel Vangelo dice pregate, chiedete, otterrete, eccetera, eccetera, vuole dire in particolare di questo. Ma poi, e più generalmente, perché le nostre preghiere siano esaudite, ecco, dobbiamo impegnarci, ripeto, nella santità, nella santificazione, dobbiamo santificarci sempre di più. Dobbiamo fare sempre meglio la volontà di Dio. Dobbiamo pregare abbondantemente. E poi, ecco, in questa volontà di Dio e in questi strumenti che Dio ci ha dato perché la nostra preghiera sia veramente potente, oggi voglio sottolineare in particolare due strumenti che adesso leggeremo nel testo di San Pietro Crisologo. È un testo che è tratto dai discorsi di San Pietro Crisologo, vescovo, e dice questo. È il discorso 43, che si trova nella Patrologia Latina, volume 52. Allora, che cosa dice questo testo? Tre sono le cose, tre, o fratelli, per cui sta salda la fede, perdura la devozione, resta la virtù.
La preghiera, il digiuno, la misericordia. Ciò per cui la preghiera busa lo ottiene il digiuno, lo riceve la misericordia. Queste tre cose, digiuno, misericordia, preghiera, sono una cosa sola e ricevono vita l'una dall'altra. Vedete, cari fratelli, questo è molto importante, sono una cosa sola. Allora, quando noi dobbiamo ottenere qualche cosa da Dio, dobbiamo imparare ad unire alla preghiera il digiuno e più generalmente la penitenza, perché qui si parla del digiuno, ma più generalmente possiamo dire la penitenza. Il digiuno fa parte della penitenza, ci sono anche altre penitenze che possiamo fare, perché alcuni magari non possono fare il digiuno proprio materiale dai cibi, ma si possono fare anche altri digiuni, eh? Possiamo, ecco, digiuni dal sentire cose che ci piacciono, cioè ci sono tante possibilità. Appunto dico, il digiuno più generalmente significa la penitenza. Ci sono i santi che ne hanno fatte tante di penitenze, anche corporali, molto forti, cari fratelli. Pensiamoci, pensiamoci, apriamoci allo Spirito Santo, vediamo se lo Spirito Santo non ci chiede queste penitenze corporali molto forti. Ricordatevi i nostri antenati che a volte andavano nei santuari a piedi scalzi. Cari fratelli, chissà appunto quanti l'hanno fatte queste cose e tante volte proprio attraverso queste dure penitenze hanno ottenuto grazie straordinarie da Dio, la penitenza, cari fratelli, e poi la misericordia, la misericordia, la misericordia. Dobbiamo imparare ad essere veramente misericordiosi. Andiamoci a riprendere il catechismo, vediamo le sette opere di misericordia corporale, le sette opere di misericordia spirituale. Esercitiamoci in queste opere. Vedete, quando noi diciamo, ma per esempio, qualcuno mi ha scritto tempo fa: mio figlio, mia figlia, mio genero non si comportano bene, stanno facendo questo, stanno facendo quell'altro. Allora, cari fratelli, mettiamoci in grazia di Dio, noi prima di tutto, camminiamo sulla via di Dio, noi per bene, confessiamoci bene, andiamo in chiesa, preghiamo molto e poi uniamo tutto questo alla penitenza. Vedete, qui si parla del digiuno e poi alla misericordia, misericordia, cari fratelli, opere di misericordia, tra le quali c'è anche l'elemosina. Impariamo a dare con prudenza, ma con sapienza e anche con generosità l'elemosina, cari fratelli. Impariamo attraverso questo, vedete, più noi facciamo queste cose, più il Signore entra in noi, perché quando noi facciamo queste cose ci sembra di farle, siamo noi a farle, no? Noi collaboriamo, ma è Dio che ci chiama a farle. Dio vuole fare queste cose in noi. Dio vuole, in certo modo, pregare in noi. Dio ci vuole spingere alla preghiera, cioè Cristo vuole pregare in noi. Dio ci vuole spingere alla preghiera. Ecco, cari fratelli, in certo modo Dio vuole pregare in noi. Ancora, ancora, cari fratelli, Dio vuole fare, in certo modo ci vuole portare la penitenza, ci vuole rendere veri penitenti. Dio ci vuole portare la misericordia. Allora, questo, cari fratelli, tenetelo bene in mente, perché tante volte noi diciamo soltanto: allora che si deve fare? Beh, fa un po' di preghiera, cerca, prega perché tuo figlio non si converte. No, non è soltanto la preghiera. Vedete quante altre cose ci sono? Conversione, prima di tutto, tu ti devi convertire. Ti devi convertire, prima di tutto, se vuoi ottenere qualche cosa da Dio, comincia a convertirti e stare unito a Dio, perché più siamo uniti a Dio, più il Signore ci ascolta, cari fratelli. Perché? Perché abbiamo lo Spirito di Dio e quindi capiamo quello che è giusto chiedere. E appunto lo chiediamo con la forza, con la sapienza dello Spirito. Allora mi raccomando, questo abbiamo detto: mettersi in grazia di Dio, andare in chiesa. La messa è l'opera più potente, ha un valore infinito anche per la conversione delle persone, però non soltanto questo.
Bisogna appunto camminare nella preghiera, pregare molto e poi fare penitenza e poi esercitare in particolare la misericordia. Questo è un insegnamento fondamentale, cari fratelli, per capire come ottenere in maniera particolare grazie da Dio. Vedete, questi santi avevano una povertà straordinaria e quando chiedevano le cose a Dio, Dio interveniva. Pensate a un San Francesco e tanti altri santi, eh? Povertà straordinaria, penitenza straordinaria, preghiera continua, misericordia straordinaria. Vedete, cari fratelli, ecco perché poi vedete come tutto torna. La verità poi alla fine è una. Ma perché quei santi ottenevano grazie straordinarie? Perché pregavano, ottenevano grazie straordinarie? Perché Padre Pio pregava, otteneva grazie straordinarie? Ma vediamo un po' bene come viveva Padre Pio. Viveva in grazia di Dio, in unione con il Signore profondamente, faceva la volontà di Dio, cercava di conoscere sempre meglio la volontà di Dio. Poi Padre Pio pregava e quanto pregava Padre Pio. Poi Padre Pio faceva penitenza, cari fratelli. La vita di Padre Pio è stata tutta una penitenza. E poi esercitava la misericordia. Vedete, cari fratelli, quante grazie ha ottenuto. Allora impariamo anche noi a entrare in questa strada, impariamo a essere generosi con il Signore nella vita di santità, generosi con il Signore nella preghiera, generosi con il Signore nella penitenza, generosi con il Signore nella misericordia e vedrete quante grazie il Signore vi farà che finora non vi ha fatto, perché non siete stati veramente generosi con Lui nella penitenza e nella misericordia e forse anche nella preghiera e forse anche nel cammino di grazia. Allora, tante volte la gente dice: ma io sono posseduto, io ho questo amico che è posseduto dal demonio, come devo fare? Non basta, vedete, questo, quello che vi dico vale per tutte le grazie, anche per le grazie di liberazione. Come devo fare per liberarmi? Primo, mettiti in grazia di Dio. Secondo, vai in chiesa spesso. Terzo, prega molto. Quarto, fai penitenza, penitenza, avete sentito qui come dice digiuno. Quinto, misericordia, esercitati nelle opere di misericordia, vivi nella santa misericordia e vedrai che il Signore, se tu veramente sei con Lui, il Signore interverrà, al momento opportuno ti libererà. Quindi coraggio, cari fratelli, perché Dio si vuole servire di te. Che sei posseduto, che hai problemi di possessione, Signore si vuole servire di te per la tua, perché tu possa manifestare Cristo, non il demonio. Dio si vuole servire di te per il vero bene, caro fratello, cara sorella. Allora cresci in questa linea che io ti sto dicendo perché Dio ti possa guarire e liberare. E tu che preghi per un'altra persona posseduta, di a quest'altra persona che si veda questo video, che faccia quello che gli dico. E tu che preghi per la persona che è posseduta, fai quello che io ti sto dicendo, mettiti in grazia di Dio, vai spesso alla messa, prega molto, fai penitenza e poi appunto esercitati nella misericordia. E continua San Pietro Crisologo, il digiuno è l'anima della preghiera e la misericordia la vita del digiuno. Nessuno le divida perché non riescono a stare separate. Vedete, cari fratelli, queste tre cose sono unite, unite, quindi non vanno divise. Allora, quando vi dicono, ma che cosa devo fare per ottenere questa grazia? Ripeti a loro, preghiera, digiuno, misericordia. E questo significa poi, in fondo, come abbiamo già detto prima, innanzitutto mettersi in grazia di Dio, cari fratelli. Perché mettersi in grazia di Dio è fondamentale. La misericordia la devi esercitare innanzitutto su te stesso per darla agli altri. Ma se tu non ti ami in Dio e non eserciti la misericordia su di te, non ti converti, tante volte, cari fratelli, il tuo amore verso gli altri è un amore misero, seppure c'è, seppure esiste questo amore. Prima di tutto te stesso, il tuo primo prossimo e la tua anima. Il tuo primo, se tu vuoi aiutare veramente gli altri, fai che Dio viva in te e Dio operi attraverso di te e allora sarai veramente, e allora
sarà veramente potente la tua testimonianza, perché non sei più tu che vivi, è Dio che vive in te, Dio opera in te e Dio opera meraviglie, cari fratelli. Bene, andiamo avanti. Colui che ne ha solamente una o non le ha tutte e tre insieme, non ha niente. Guardate che questo testo di San Pietro Crisologo è fantastico, eh? Fantastico. Guardate che dice: chi ne ha solamente una o non le ha tutte e tre insieme, non ha niente. Tante volte noi non le abbiamo tutte e tre insieme. Fai penitenza. Fai, eserciti la misericordia, fai generosamente la penitenza, preghi molto, fai abbondanti opere di misericordia, coraggio, cari fratelli, vedete che queste cose tante volte non le facciamo, allora non ci dobbiamo lamentare, ma il Signore non mi ascolta, ma perché tu non fai tutto quello che devi fare, eh? Allora, non fai tutto quello che devi fare, che il Signore vuole da te. Sei avaro con Dio e Dio in certo modo è avaro con te. Andiamo avanti. Perciò chi prega digiuni, chi digiuna abbia misericordia. Chi nel domandare desidera di essere esaudito, esaudisca chi gli rivolge domanda. Chi vuole trovare aperto verso di sé il cuore di Dio, non chiuda il suo a chi lo supplica. Chi digiuna comprenda bene cosa significhi per gli altri non avere da mangiare. Ascolti chi ha fame, se vuole che Dio gradisca il suo digiuno. Vedete, cari fratelli? Abbia compassione chi spera compassione, chi domanda pietà la eserciti, chi vuole che gli sia concesso un dono apra la sua mano agli altri. Guardate, questo è un testo di San Pietro Crisologo bellissimo, eh? E sono contento oggi di aver avuto proprio questa idea di farvi questa catechesi. Ancora, dice San Pietro Crisologo, è un cattivo richiedente colui che nega agli altri quello che domanda per sé. O uomo, sii tu stesso per te la regola della misericordia. Il modo con cui vuoi che si usi misericordia a te, usalo tu con gli altri. La larghezza di misericordia che vuoi per te, abbila per gli altri. Guardate che meraviglia, cari fratelli. Offri agli altri quella stessa pronta misericordia che desideri per te. Perciò preghiera, digiuno, misericordia siano per noi un'unica forza mediatrice presso Dio, siano per noi un'unica difesa, un'unica preghiera sotto tre aspetti. Quanto col disprezzo abbiamo perduto, conquistiamolo con il digiuno. Immoliamo le nostre anime col digiuno perché non c'è nulla di più gradito che possiamo offrire a Dio, come dimostra il profeta quando dice: uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tuo Dio non disprezzi. O uomo, offri a Dio la tua anima ed offri l'oblazione del digiuno, perché sia pura l'ostia, santo il sacrificio, vivente la vittima, che a te rimanga e a Dio sia data. Chi non dà questo a Dio non sarà scusato perché non può non avere se stesso da offrire, ma perché tutto ciò sia accetto, sia accompagnato dalla misericordia. Il digiuno non germoglia se non è innaffiato dalla misericordia. Il digiuno inaridisce, inaridisce la misericordia. Ciò che è la pioggia per la terra è la misericordia per il digiuno. Quantunque ingentilisca il cuore, purifichi la carne, sradichi vizi, semini le virtù, il digiunatore non coglie frutti se non farà scorrere fiumi di misericordia. O tu che digiuni, sappi che il tuo campo resterà digiuno. Se resterà digiuna la misericordia,
Quello invece che tu avrai donato nella misericordia ritornerà abbondantemente nel tuo granaio. Pertanto, uomo, perché tu non abbia a perdere col voler tenere per te, elargisci agli altri, allora raccoglierai. Dà a te stesso, dando al povero, perché ciò che avrai lasciato in eredità ad un altro, tu non lo avrai. Allora attenzione, ascoltiamo quello che dice questo grande dottore della Chiesa, San Pietro Crisologo. Impegniamoci, ecco, in particolare nella preghiera, impegniamoci in particolare nel digiuno, impegniamoci in maniera particolare nella misericordia e vedremo che Dio attraverso di noi farà grandi meraviglie. Come le ha fatte nei grandi santi, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.